Bentornati al Caffè Amaranto, nuova puntata di A Tutto Campo. Andiamo a salutare Martino Gianni, è sempre un piacere riaverti buonasera qui con noi. A voi. Buonasera, e il collega Giorgio Cioffini, nostro abitué. Ciao Giorgio. Buonasera a tutti. Poi più tardi ci raggiungerà anche il nuovo presidente di Orgoglio Amaranto, Stefano Farzetti. C'è stato il cambio, ha lasciato Amatucci per motivi personali. Allora, siamo sempre in questo limbo di questa strana sosta di gennaio, che adesso finirà perché si ritorna in campo domenica in casa della Pro Vercelli, poi l'Arezzo avrà l'infrasettimanale, il derby con il Pisa, quindi siamo anche in pieno mercato. Chiedo a Martino, secondo te, anzi tanto, cosa ti aspetti da questo mercato e che cosa dovrebbe fare l'Arezzo secondo te? Ma l'Arezzo, quando ha preso una punta due centrocampisti, è competitiva, è già una squadra molto solida così, però con una punta e due centrocampisti secondo me può arrivare tranquillamente in fondo. Non è un caso che infatti con le squadre di Blasone l'Arezzo non ha mai perso, quindi vuol dire che il gruppo, la solidità della squadra già c'è. Abbiamo bisogno magari di qualche ritocchino per poter arrivare fino in fondo e giocarsela fino in fondo. Temi qualche partenza, diciamo, importante o diciamo tutto è rinviato a giugno, anche magari per fare un affare più grosso? Ma io credo che ora come ora non avrebbe senso, quindi più che altro la mia è una speranza che non parta nessuno di quelli più blasonati. Però di sicuro a giugno io non credo che abbiano tanto futuro qui ad Arezzo. Per come si sta muovendo la società ora, credo che viaggi più su prestiti, su valorizzazioni che su giocatori. Quelli di proprietà non è un caso, sono quelli più richiesti, quindi se non è ora di sicuro a giugno secondo me fanno il salto di categoria questi giocatori. Giorgio, intanto è arrivato Remedi in attesa dello svincolo, poi ci sarà il tesseramento. Questa è un'occasione che si è creata per la situazione del Propiacenza, di cui magari tra poco parleremo anche, perché la situazione si sta evolvendo verso quello che si temeva, perché sembra che il presidente abbia, o quello che è, insomma, radunato pare dei ragazzi. C'è l'ipotesi di giocare a Forlì la partita e quindi diciamo di slittare il più possibile, quindi evitare la radiazione, quantomeno l'esclusione del campionato, con il dubbio di sparire per loro ancora il girone di andata perché mancano ancora due partite. Comunque, chiusa questa parentesi, Remedi è un giocatore, ecco, che ti può così piacere, no, in questo Arezzo. È stata un'occasione forse neanche troppo voluta che si è creata. Per tornare a quello che dicevi, sarebbe l'ennesima pagliacciata sulle pagliacciate che vanno avanti da anni, e nell'ultimo anno hanno toccato il culmine. Ma io mi auguro proprio che non vada a finire così, anche perché mi pare che qualche società tipo l'Arezzo sia cautelata, sì, rispetto il Gozzano. Il Gozzano, e io spero proprio che si eviti l'ennesima pagliacciata, visto che sono cambiati anche i dirigenti, non solo in Lega Pro ma anche nella Lega Maggiore. Per quanto riguarda Remedi, penso che sia un buon rinforzo, un giusto rinforzo di una squadra che era un po' corta lì in mezzo al campo, anche perché Salifu praticamente non ce l'abbiamo, non ha mai giocato, e anzi secondo me sarebbe giusto prendere una decisione drastica, perché non si può stare ancora a tergiversare. Questo è un giocatore che sarebbe stato importante, ma bisogna evitare i condizionali, no? Bisogna usare il presente, anzi il futuro, perché insomma guardiamo a questo giorno di ritorno con grandi, diciamo, con grande interesse. Questo Arezzo non è secondo in classifica, perché ci sono squadre come l'Entella che deve addirittura recuperare 6 partite, c'è la Pro Vercelli che è in testa con 2 punti di vantaggio e 2 partite in meno rispetto all'Arezzo. Quindi per equilibrare un po' la situazione dovremmo andare a vincere a Vercelli la prossima domenica, no? Per dire. Ma al di là di questo Arezzo ha tutte le possibilità per fare un ottimo girone di ritorno, soprattutto se, sono d'accordo con come diceva Martino, si doterà di una punta, ma non solo di una punta capace, insomma di una punta che ci manca, d'area di rigore, che sappia assistere anche Brunori, che ha fatto molto bene. Poi gli altri sono molto giovani, lo stesso Persano ha fatto piuttosto bene, ma insomma manca un giocatore sicuro che poi garantisca la doppia cifra, no? Con queste premesse io credo che l'Arezzo abbia tutte le possibilità per un gran bel girone di ritorno, per farci divertire e credo per raggiungere almeno i playoff.
Si era parlato di Bianchimano, giocatore che ha cercato da diverse società, tu immagino l'abbia visto forse a livello anche di Primavera, visto che se ne è appassionato, no, di queste partite. E poi si era parlato anche di Pesenti, ma pare che ormai vada al Pisa. Pesenti che è uno che gol l'ha sempre fatti e poteva essere interessante. Sì, sì, giocatori tutti e due interessanti, anche se il ragazzo del Perugia è un giovane in prospettiva che forse rientrava un pochino più sulla logica che stava facendo l'Arezzo, cioè quello di fare una valorizzazione di questi giocatori, però il giocatore è veramente forte, quindi poterlo far arrivare Arezzo nonostante i buoni rapporti che può avere Pieroni con Perugia, però la vedo dura. E chiaramente queste sono squadre che sono state costruite per poter vedere di andare in categorie maggiori. Aspettiamoci anche un ritorno prepotente del Siena. Quindi l'Arezzo si deve muovere, ma si deve saper muovere. Non è facile perché non hai una disponibilità economica da poter dire vado e compro chi voglio, però ha dimostrato che seguendo bene questi giovani comunque ha fatto bene finora, quindi secondo me ora riparte tutto un altro campionato e oltre alle squadre che ha detto Giorgio, secondo me anche il Siena e il Pisa rientreranno prepotentemente. Che poi ancora non si sa quale sia il regolamento di questo campionato, no? Perché sembra che c'è ancora uno scontro, perché la Lega di B si oppone, no, al ritorno della Serie B a 22, quindi continua questa sua legittima battaglia, no? Alla fine loro vogliono il loro campionato, no? Poi è chiaro che deve essere deciso a livello federale, però diciamo che 22 squadre sono troppe, sarebbe, no? Però a noi ci farebbe gioco magari se tornasse a 22 per in qualche modo, no, alimentare qualche speranza in più. Sì Fabio, tutto è legittimo tranne questo bailam incredibile per cui bisognerebbe mandarli tutti a casa perché non ne possiamo più davvero, perché mi pare che la politica del calcio in Italia sia assente da decenni e in Serie C poi fanno tutto quello che gli pare perché siamo vittime di queste battaglie in Serie B, perché insomma la Serie C non conta niente, subisce e basta, i soldi li prendono tutti gli altri e quindi ecco che tutti gli anni ci troviamo a barcamenarci in qualche modo anche tra queste cose. Io per esempio ho parlato di playoff, ma tu sai... Appunto, non si sa il regolamento. Ma tu sai quante squadre quest'anno accederanno ai playoff, se è come una volta che erano le prime quattro, si è come ultimamente che insomma questa cosa delle 10 squadre che fanno i playoff, soltanto questa Lega folle poteva inventarla, no? A fine campionato, un altro campionato di nuovo per un posto su 30 squadre, insomma, ma sta roba da matti. Io spero veramente che Ghirelli riesca a mettere fine a questa situazione, anche se lui è come il vaso di coccio che insomma viaggia sul carro insieme a tanti vasi di ferro, però ecco, questa Serie C rappresenta tante città importanti, tante squadre anche importanti, quasi 60 squadre in Italia e dovrebbe farsi valere un po' di più. Sì, anche se poi una volta eletto, come anche Gravina, una volta eletto presidente della FIGC, sembrano poi un po' meno sensibili, cioè quando c'è il momento in cui hanno bisogno dei voti, no? Vengono qua, girano, fanno, quando arrivano lì sembra che c'è sempre questo status quo che rimane sempre quello, però. Sì, è come in politica, no? Uguale, le promesse mille, però dopo una volta che arrivano a poter o a dover fare e trovano sempre mille cavilli che non possono perché quello non vuole, è questo che... Io, il reddito di cittadinanza bisogna darlo anche alla Serie C, tanto per essere chiaro, perché se no qui non si va. È bellino. Sì, va. E quindi insomma... E quindi voglio dire, bisogna adeguarsi, o si riesce veramente a fare un pianto e un lamento e a ripartire, però ripartire con delle basi, con delle idee, con persone che sanno quello che vogliono decidere e dove vogliono arrivare. O se no così, tanto la riprova è che anche in Serie B, quanto ci è voluto prima che ripartisse il campionato, le squadre di Serie C ancora, siamo già finito il girone d'andata, ancora ci sono le partite da recuperare. Recuperare, se, cioè, voglio dire, ma
Io credo che la credibilità è andata sotto le fogne, neanche dentro le fogne, sotto le fogne. Quindi ora ci sarebbe veramente bisogno di poter rifare e di riorganizzare, ma secondo me non ce ne sarà mai la voglia in Italia. Ma proprio per questa situazione, diciamo, è la prima volta così strampalata, perché altre volte abbiamo visto, però così veramente radicale non l'abbiamo mai vista. Può essere paradossalmente un'occasione per l'Arezzo, cioè ora non sappiamo ecco, quale sarà il regolamento, no? Però se la FIGC, visto che Gravina aveva detto che la B era 22, no? Quindi se a livello federale la federazione deciderà questo, la Lega di B poi dovrà adeguarsi, quindi o tramite ripescaggio, tramite più promozioni, comunque ci saranno dei posti in più. E quindi a maggior ragione, visto come sta andando, che non è facile indovinare un anno come l'Arezzo non lo sta facendo, dove c'è un'alchimia almeno di squadra, no? Sarebbe l'occasione per la società per fare qualcosa di più, cioè per cercare di prendere ecco, questa corrente positiva. Ma io voglio andare controcorrente, secondo me no, perché secondo me l'Arezzo deve ricreare una sua storia. Però una sua storia negli anni, cioè riniziare piano piano a combattere per certi obiettivi, dove però ti rifai le ossa, dove magari ci batti anche qualche musata, per l'amor di Dio, però lo fai portandoti dell'esperienza. Oggigiorno, secondo me, è abbastanza facile, no, salire di categoria. Qual è il difficile? È rimanerci nella categoria. E non lo so se strutturalmente ora l'Arezzo può avere questa forza. Non dico che non può andare in Serie B, tutti ci augurano, per l'amor di Dio, però bisogna vedere poi quanto riesce a farlo. E non vorrei che poi, visto che anche a livello economico sono passi importanti, di dover retrocedere e poi di rifare la fine, di ripartire da capo, trovare persone, investitori, gente che ha programmi, gente che ha progetti. Questo non mi piacerebbe. Ci fermiamo un secondo. Di nuovo insieme dal Caffè Amaranto a tutto campo. Tra l'altro parlavi prima, Martino, no, del trovare investitori avventurieri. Avete visto, insomma, le polemiche che ci sono state, no, per quanto riguarda il Teramo, su quel Di Matteo che doveva venire, ti ricordi, no, uno dei soci che doveva venire, per fortuna non è venuto, cioè, l'anno scorso, e che ha fatto queste dichiarazioni sulla camorra, no, quasi fosse uno stile di vita, come un hobby. Noi abbiamo avuto Mattioni e compagni e vorrei chiuderla lì, insomma. Ora io francamente non vorrei perdere tempo con questi personaggi tipo Di Matteo, purtroppo, dico veramente purtroppo, il calcio italiano. Prima facevo queste accuse alla Lega e l'assenza assoluta di politica del calcio in Italia, perché queste cose vengono fuori da questa assenza assoluta, anzi effettivamente... Cioè c'è da domandarsi perché non si interviene, non interviene addirittura la magistratura, insomma, perché voglio dire, qui si parla di cose che vanno oltre, ben oltre il gioco del calcio, perché ci sono crimini autentici dentro il calcio italiano, purtroppo, che non sono stati ravvisati da nessuno. Chiudiamo questo capitolo. Volevo in parte eccepire a quello che diceva prima Martino sul fatto che l'Arezzo, se andasse in Serie B, non è pronto. Guarda, ma io sono d'accordo con te, strutturalmente la società probabilmente che non sia pronta, però in Serie B ti danno i soldi, ti danno 6 milioni a fondo perduto, perché cominciano a prendere i soldi lì. In Italia, qui devi partire da te, e in fin dei conti i costi non è che sono tanto maggiori, perché puoi anche allestire una squadra di giovani e poi vedere. Se ci vai con un buon impianto, come ce l'avrebbe l'Arezzo, perché l'Arezzo secondo me ha un buon impianto già, la sta costruendo, di questo bisogna dare merito a Pieroni e a Testini, che hanno fatto con poco molto, secondo me, da questo punto di vista, secondo me sarebbe importantissimo, magari riuscissimo ad andare in Serie B, purtroppo non ce la facciamo perché ci sono società che hanno investito molto più di noi e più organizzate, però io dico che la palla è tonda e la speranza è l'ultima a morire. L'Arezzo, se indovinasse il centravanti da doppia cifra, secondo me ha tutte le possibilità per concorrere con le migliori, anche se deve partire un po' arretrato, perché ripeto, l'Entella deve recuperare 6 partite,
la Pro Vercelli 2 e ha già 2 punti di vantaggio. Ci sono squadre, giustamente, come diceva Martino, come Pisa e Siena, anche che vengono su, insomma, sono squadre che hanno speso molto più di noi. Ecco, per questo, insomma, bisogna rendere merito anche a chi ha fatto questa squadra. E poi bisogna pensare finalmente a fare la società, a rinforzarla questa società, perché sono anni che, insomma, oggi ci sono tutte le condizioni, la società non ha debiti, è ripartita da zero, ha anche un capitale. Io non capisco perché in questa città non c'è mai nessuno che decida di investire nel calcio, ma di investire in un calcio sano, pulito, insomma, in cui se si parte dai settori giovanili, si fanno gli impianti, come dimostra Empoli, che è una città che è la metà di Arezzo, riesce a fare la A e la B da 30 anni di fila. E purtroppo Empoli è una realtà quasi isolata, per non dire unica, nel contesto del calcio italiano. Ce ne sono ben poche altre di realtà paragonabili a questa, tipo può essere citata l'Atalanta, per esempio, che riesce a farlo partendo da una base più importante, perché Bergamo non è Empoli. La Serie A a grande livello e fare anche le coppe europee, ma ci sono quartieri di città come Verona, il Chievo è un quartiere di Verona che da anni sta facendo la Serie A, quindi non si tratta più di stadio, di pubblico, ma si tratta semplicemente di avere la capacità dirigenziale e la capacità di costruire davvero una società importante, che è alla base di una squadra importante. Sei d'accordo? Sai, con i 6 milioni, se vuoi fare una squadra competitiva, te li bruci in un giocatore solo. Il problema è questo: io ritengo che Arezzo, e sono d'accordo con Giorgio, dovrebbe un attimino trovare gente del posto che ha voglia, per amore, per affetto, perché è aretino, perché nella vita ha avuto anche la fortuna, anche cercare un attimino di ridare questa sua fortuna, però non c'è la mentalità adesso per poterlo fare questo. E anche se vai in Serie B e anche se è vero che prendi soldi veri, però per fare una squadra, anche una squadra da divertimento, perché io mi ricordo che quando all'Arezzo ha provato con Pieroni a fare una squadra per osare qualcosa di più, è stato l'inizio della rovina. Quindi prima cercherei di fare una bella struttura societaria, su questo sono d'accordo con Giorgio. Sì, ma guarda che è difficile dire prima faccio questo e poi quello, le cose alle volte vengono nel calcio a caso, è una palla che ruzzola, quindi certo, ovviamente, siamo d'accordo che la base societaria è la cosa più importante, ma viene anche in base ai risultati, cioè oggi, cioè, ci sono stati dei momenti in cui abbiamo chiesto alla città di intervenire, erano momenti difficili perché lì c'era una squadra che aveva grossi debiti. C'era situazioni anche molto più difficili da un punto di vista economico. Oggi tu pensa, si pensa che mediamente un giocatore di Serie C guadagna 30-40 mila euro, tant'è vero che secondo me bisogna tornare al semiprofessionismo, perché 30 o 40 mila euro non diventano 60-80 mila euro non pagando le tasse. Se te riesci a fare un semiprofessionismo, come è giusto, non solo garantisci a delle persone che guadagnano una 10 anni, una carriera, 15 anni massimo, che guadagnano 20-30 mila euro di vivere oltre i 10 anni di attività o i 15 anni. Ci sono delle riforme da fare, una è questa per la Serie C, bisogna che, e poi non vedo perché Arezzo non si possa fare quello che ha fatto a Empoli, insomma, cioè, non è, cioè il fatto di dire che Arezzo non c'è la mentalità, ma secondo me Arezzo, non lo so, non c'è, vero, forse non c'è la coscienza di quanto sia importante avere una squadra che ti rappresenti a un certo livello, perché è un vantaggio, sarebbe un grosso vantaggio per la città, un veicolo di immagine importantissimo. Questo non si è mai capito, non si è mai fatto, oggi più di ieri. In nessuno sport poi c'è una squadra a grandi livelli, quindi anche questo è purtroppo... Un sintomo di come siamo. Sì. Grazie a Martino Gianni, grazie a Giorgio Cefini, vi lasciamo a questa sintesi sulla pagina Facebook dell'Arezzo. Pelagatti ha risposto alle domande dei tifosi, ne abbiamo estratto alcune risposte e ci vediamo dopo. Bentrovati, questo primo appuntamento con Ask Arezzo, un esordio sulla nostra pagina Facebook della Società Sportiva Arezzo, un esordio con il botto perché siamo con Carlo Pelagatti, bentrovato. Buongiorno a tutti. Allora, abbiamo un po' di domande da sottoporti che i nostri tifosi hanno già
ci hanno già mandato sul, appunto, alla mail e sulla nostra pagina Facebook. Partiamo dalla cosa che è più vicina a te. Questi 30 anni, come li hai passati? Che emozione ti hanno dato? Sono passati un po' diversi dal solito, perché sono stato fatto metà del giorno del mio compleanno, passato in viaggio per tornare dalle vacanze, e poi la sera invece ho mangiato qualcosa in famiglia, poi sì, nonni, e è stato un compleanno come tutti gli altri, dai, meno male. Però il giorno prima mi sembrava tutto, dico sì, finisco 30 anni, invece dopo, il giorno dopo di 30 anni, insomma, ha fatto un effetto strano il 30 anni. È il secondo compleanno in maglia Amaranto, considerando anche l'esordio con la prima squadra, sì, o sì. Lo consideri il primo? No, lo considero il sesto, settimo, ho fatto anche tutte le giovanili in Arezzo, quindi sempre Amaranto era il compleanno, no? Ha un altro sapore questo? Sì, sicuramente ha un altro sapore, perché ormai sono, cioè, a 30 anni sono un giocatore più maturo, sono venuto che... cioè, è differente da quando il primo anno che, cioè, quando esordito era il primo anno che facevo, tra virgolette, tra i grandi, quindi era tutto diverso, era tutto nuovo. Invece adesso magari conosco di più un po' tutto l'ambiente calcio, l'ambiente, poi tornare magari anche più da protagonista, dai, diciamo, perché quando ero qua in prima squadra c'era uno squadrone, tutti ultra trentenni che avevano fatto categorie superiori, un Arezzo che doveva tornare su nella categoria, in Serie B quasi per forza, diciamo, e ero un ragazzino, quindi è totalmente differente. Partendo già da prima, quando facevo le giovanili qua, io venivo sempre allo stadio, ho fatto tantissime trasferte, mi ricordo, per ricordare un anno preciso, l'anno in cui abbiamo vinto il campionato in Serie C, penso di aver saltato forse 2-3 trasferte, quindi c'ero sempre, e nonostante poi il lavoro mi ha portato fuori anche lontano, tanto lontano, e vedi Catania così, però soprattutto negli ultimi anni, che comunque con la macchina ero più vicino, ho sempre colto l'occasione quando tornavo, se c'era una partita in casa venivo a vedere il partito, ho fatto anche... E mi ricordo la Cittadella, sono andato a Cremona a vedere l'Arezzo, sono andato a Piacenza a vedere l'Arezzo, ti parlo di 1-2 anni fa. Quindi un rapporto viscerale. Sì, è la mia squadra del cuore, ho sempre tifato l'Arezzo, e quindi quando potevo, per me è sempre stata una bella sensazione seguire l'Arezzo dagli spalti, perché avendo anche tanti amici che seguono l'Arezzo sempre, anche passi una bella giornata in compagnia, vai a pranzo prima della partita, vai in curva della partita, il calcio poi fa parte della mia vita, quindi vedere una partita di calcio per me è una cosa bellissima, e poi se guardi la squadra del tuo cuore raddoppia l'emozione. È quello di giocare il più possibile, finché starò bene fisicamente giocherò, poi quando mi renderò conto io stesso che non sono più in grado di dare quello che posso dare, penso che sarò il primo a smettere, perché sarebbe una cosa forzata, non mi appartiene una cosa del genere, quindi poi guarderò cos'altro fare. Però sicuramente adesso... Ancora è presto, dai. Sicuramente è prestissimo. Qualche anno me lo do, sinceramente, più di qualche anno. Però sì, adesso ho firmato 3 anni qua ad Arezzo, e il mio obiettivo è di fare il meglio possibile qua e riuscire magari a raggiungere qualcosa... Se non sarà quest'anno, magari il prossimo, tra 2 anni, comunque è un progetto, quindi spero di tornare da dove sono venuto con l'Arezzo. No, io sono contento, in generale penso che quando sono arrivato qua era difficile pensare che si poteva essere al giro di boa in questa posizione, con queste prestazioni, con un gioco di squadra del genere, quindi sono contentissimo, ero già contento di aver fatto questa scelta e a maggior ragione lo sono adesso. Per quanto mi riguarda sono contento, ho avuto qualche problemino fisico, ma niente di che, fa parte anche del gioco, è il nostro lavoro e fa parte del gioco avere qualche problemino, però sono contento. Sicuramente si può sempre migliorare e si deve migliorare, e nel girone di ritorno, se vogliamo continuare a stare là, bisogna migliorare, perché il girone di ritorno è sempre più difficile di quello d'andata. No, sicuramente quando sei in campo hai le responsabilità in più, che quando sei in curva non hai. La cosa che dico è che un'emozione per una vittoria, come ce l'avevo in curva, ce la posso avere anche in campo. La cosa di cui ho notato la differenza è che
nella sconfitta, fuori stavo male, però dentro sentendomi anche qualche responsabilità in più, magari quando ci sono le cose che non vanno bene, una sconfitta oppure un pareggio che poteva essere una vittoria, così ci sto male molto di più, ci sto male. Andare sotto la curva mi verrebbe da prendere, andare agli spogliatoi, per dire, perché ti senti quella responsabilità in più, ti dispiace, soprattutto essendo d'Arezzo, tifoso d'Arezzo e tutto, mi dispiace molto molto di più. Questo poi dopo nel calcio purtroppo non si può dire perché ci sono tante cose che lo circondano e quindi non si può dire. Io sono venuto qua a 30 anni, ho fatto 3 anni di contratto, penso che un segnale su questa cosa ci sia, perché se a 33 anni poi mi trovo qui con la voglia di continuare a giocare, con lo stato fisico per continuare a giocare e i presupposti per continuare qua, penso che... Allora, sicuramente la prima partita che ho fatto con la Lucchese è stata quella più emotivamente più forte, perché tornavo dopo tanti anni ad Arezzo, iniziare subito comunque in un campo difficile, il campionato, venivo, comunque ero arrivato da poco, non mi ricordo, sarà arrivato da un mesetto e di partite ufficiali ce ne sono state zero, quindi è stata un'emozione fortissima, quell'emozione lì non la dimenticherò mai. Poi se devo parlare di una partita in particolare mi viene in mente la partita di Siena perché è stata una partita anche lì emotivamente mille emozioni contrastanti. Ricordiamolo, 0-0, Zero, due una vittoria è stata espulsi quella. e un rigore parato. Quella è stata la vittoria, poi c'era tanta gente anche ad Arezzo, quindi mi ricordo quella serata come, cioè se me la dovessi ricordare tra 10 anni, la ricordo come una vittoria e non come un pareggio, perché fu una partita veramente in cui abbiamo portato fuori un punto con il coltello tra i denti, proprio in maniera Significa. esaltante. La cosa che rimprovero, tra virgolette, a noi italiani è l'appartenenza all'Italia, l'appartenenza alle nostre radici. Io sono una persona che sono fuori da 10 anni, ma sono sempre rimasto molto attaccato alla mia città, alle mie abitudini, quando posso sono sempre tornato. Difficilmente ho saltato una giostra proprio quando non potevo perché giocavo. Addirittura all'inizio ho avuto qualche squalifica, all'inizio carriera ho avuto qualche squalifica precisamente, cioè preciso le prime giornate di campionato perché la prendevo l'ultima di campionato, non volontariamente, no? E quindi riuscivo anche a vedere le giostre e per me era bellissimo saltare solamente la prima giornata di campionato per vedere la giostra. Questo fa capire quanto comunque si è attaccata alle mie origini. E per me l'Arezzo Calcio e la giostra col mio quartiere sono sempre state molto importanti per me, lo saranno sempre. Poi chiaramente crescendo, magari c'hai anche altre abitudini, segui meno di quando avevi 16-15 anni, che ero tutti i giorni lì anche d'inverno, quindi è diverso, però sì, sono molto attaccata alla Andiamo insieme qui al Caffè Amaranto e saluto Stefano Farsetti, che è il nuovo presidente di Orgoglio Amaranto. Benvenuto Stefano. Grazie mille intanto e salve a tutti. Cominciamo così questa avventura con questo incarico che per me sinceramente, vista anche il passato da tifoso, più che altro il passato della famiglia, non mi vergogno a dire che è un onore, cioè non è sicuramente un esagerare. Però se voglio fare una piccola precisazione, se Stefano Farsetti è qui è perché comunque sia c'è un gruppo accanto, no? È proprio un gruppo di amici, io direi più che un comitato, perché è un comitato, ma in verità siamo un gruppo di amici che sta lavorando, che lavora costantemente anche da tanto tempo, diciamo così, tutti i giorni, incessantemente su molti fronti e ognuno, posso dire, nessuno escluso. Non si risparmia per portare avanti progetti, eventi e poi portare avanti quello che poi fondamentalmente è diciamo così, principalmente quello che vuole il comitato, ecco. Se non ho sbagliato i conti, sei il quinto presidente della storia del comitato. Ti giuro che questo qui il conto non l'ho fatto perché non è, la statistica non l'ho guardata, però vengo dopo Marco che oltretutto è un grande amico e una persona che in questi mesi che ha tenuto la presidenza, diciamo, del comitato ha sicuramente lavorato tanto comunque sia in questo periodo non si è risparmiato neanche lui e veramente ha fatto comunque sì che fosse l'inizio di questa nuova stagione con comunque l'impegno di tutti.
E come tuo vice c'è Francesco Sebastiano Chiericoni, che l'anno scorso insomma, si è speso in primissima persona nei momenti, no, molto delicati, tormentati, che poi sono risolti bene. Francesco è una persona che conosco da tanto tempo, è un amico, oltre che comunque sia un personaggio d'Arezzo, penso che la persona di Francesco Chiericoni sia comunque sia anche un vanto stesso per il comitato. E comunque sia, oltre quello che è la sua persona nell'ambito della giostra, che chiaramente non ho bisogno io che dica qualcosa, Francesco è stato uno degli artefici, mettendo in ballo la propria esperienza e comunque la propria faccia in un momento in cui, devo dire, la battaglia totale era all'inizio, era il momento forse più pericoloso e più cruciale. Ecco, si è detto spesso anche nelle iniziative che avete fatto, no? A dicembre, che ci si ricorda forse di orgoglio quando magari c'è un'emergenza, e invece è proprio quando magari le cose vanno bene che bisognerebbe ricordarsi. Se mi permette, vorrei dire un piccolo aneddoto. Io, diciamo così, ero entrato qualche volta così come seconda persona un po' nel comitato, e inizialmente, erroneamente, e qui faccio un mea culpa pubblico, avevo considerato il ruolo di Orgoglio Amaranto, qualcosa di secondario. Un anno fa Duccio e Roberto mi hanno invitato a partecipare più attivamente al comitato, io ho accettato ben volentieri l'invito e ti posso dire che mi sono dovuto ricrediti su tutte le linee. Quello che probabilmente ha fatto il comitato da dicembre in poi, anche se è vero, non dobbiamo comunque sia, e questa dopo volevo rimarcare un'altra cosa, non dobbiamo aspettare il comitato quando c'è una situazione di emergenza. Da lì praticamente ho notato che quello che ha fatto Orgoglio Amaranto, il comitato, è stato sicuramente qualcosa di determinante, insieme alle altre componenti, questo sia chiaro, perché se non c'era l'ingresso nella società non sarebbe potuto esistere quello che c'è ora, se non c'era il miracolo in campo della squadra, la battaglia totale, l'impresa di Pavana dei ragazzi, non sarebbe potuto esistere un continuo a tutto, ma sicuramente il ruolo di Orgoglio Amaranto è stato qualcosa che veramente può passare tranquillamente la strada del calcio aretino. E non solo, anche perché io credo che l'abbiamo detto anche con Marco Amatucci, insomma, se non ci fosse stato il comitato probabilmente sarebbe finita male. Dai. Sicuramente te l'ho detto, è stato qualcosa che veramente ha dato un là, è stato qualcosa che è stato a dei momenti, ti posso dire, commovente, vedere continuamente persone che comunque siano, non sono neanche magari i nostri soci, che comunque sì hanno fatto versamenti importanti, sono state raccolte cifre notevoli, e tante volte quando vedevamo via via l'arrivare dei bollettini era qualcosa veramente che capivamo che dopo tutto questo disinteresse che tante volte si paventa in questa città non esiste, esiste solamente probabilmente è stato anche mancato, anche forse per colpa delle passate gestioni, un collante, un qualcosa che comunque sia abbia fatto sì che questa società e questa squadra sia simpatica. Ora ne approfitto, Fabio, della tua gentilezza, perché è importante per noi questo periodo, per uno fra tanti motivi. Sicuramente noi in questi giorni inizieremo la campagna tesseramenti 2019, che per noi è linfa vitale, per tanti motivi, principalmente e chiaramente per mantenere e continuare a mantenere il nostro ruolo dell'1% all'interno della società sportiva Arezzo, che è quello che ci permette fondamentalmente di comunque sia andare avanti con la nostra missione, e dopodiché per continuare a tenere attive le nostre iniziative, i nostri progetti, il progetto We Are, tutti i progetti legati al comitato, e poi comunque sia per comunque continuare a creare questo collante, che è quello che anche fra i tanti obiettivi che abbiamo, fra la società e i tifosi, che fondamentalmente è importante che esista un connubio, che non esista da una parte i tifosi e dall'altra la società. E oggi, al di là insomma del buon momento, c'è poi il ruolo anche di garanzia del comitato, perché anche prima che succedesse l'irreparabile, il comitato da diversi mesi aveva lanciato dei campanelli d'allarme. No? Il comitato nasce appunto come, a me non mi piace dirlo perché è una frase un po' forte, come organo di controllo, di vigilanza, no Fabio? Però sinceramente è quello che si propone, perché... Ma non perché nonostante tutto oggi sia la situazione tranquilla con la società, quello che non vogliamo che succeda è ritornare a un passato che purtroppo è ancora recente, e ti assicuro è un passato che ci ha toccato, per chi tiene all'Arezzo ci ha toccato profondamente,
siamo arrivati più volte a un passo dal baratro, veramente, non senza dire falsi allarmismi. Dunque quello che uno si che il comitato si propone è fondamentalmente di arrivare, cioè di stare sempre lì vigile, anche se al momento sinceramente non ce n'ha bisogno, però tenere una situazione di allerta, di controllo e far sì che le cose andiamo la sera a letto tranquilli, perlomeno dal punto di vista calcistico, e questo comunque rimarrà tale insieme alle altre cose legate poi al comitato, chiaramente. Oltre insomma ai brillanti risultati sportivi che l'Arezzo sta per fortuna ottenendo, che segnali arrivano, ecco, da, diciamo, da parte della società dal vostro punto di vista? Quello che sicuramente si è instaurato fin dall'arrivo della nuova dirigenza è sicuramente un rapporto di collaborazione, cosa che non abbiamo visto mai negli anni precedenti. È un rapporto, oltretutto, che da quello che vediamo noi c'è una costante voglia di fare sempre di più, c'è una voglia, si sente anche parlando con i tesserati, con i giocatori, di comunque sia avere degli obiettivi, avere dei risultati prima possibile. Chiaro è che questo è un impegno molto gravoso per la società, non mettiamolo in dubbio, perché i costi di una Serie C sono altissimi, i rientri, come tutti sanno chi ruota intorno al mondo del calcio, sono esigui, sia da un punto di vista di contributi, sia da un punto di vista di rientri economici sul pubblico e sugli sponsor, che sicuramente non sono a livelli altissimi, come detto i costi sono alti. Dunque chiaramente noi vediamo un pochinino, che speriamo che questo trend continui avanti, questo trend positivo, sia dal punto di vista di risultati e sia dal punto di vista societario fino a questo momento, continui e continui su questa riga. E diciamo che da piccole cose si vedono poi appunto anche l'armonia, anche spesso, no, la passeggiata che fa il presidente con Pieroni, Testini, Anselmi, quando viene sotto la curva prima delle partite, no? Diciamo che anche da questo non eravamo molto abituati, anche nelle vecchissime gestioni a vedere. Io penso che una delle cose peggiori, chiamiamolo così anche se è brutto dirlo, però delle vecchie dirigenze, che è che c'era un distacco totale con il pubblico, c'era costantemente semmai un pizzicare il pubblico, non cercare mai un punto di contatto, non cercare mai di rendersi simpatici comunque, perché è bello anche questo, è bello essere a contatto con il pubblico, essere disponibili. Dunque anche questo, quando la società si vede che tiene presente il pubblico, lo fa partecipe di alcune cose, sicuramente questo la cava. Io faccio un nome a caso, non per togliere nulla dal direttore Pieroni o Testini o men che meno a Anselmi, che per me, io anzi apro una parentesi, scusa Fabio, permettila velocissimo, è una felicità vedere finalmente, che era tanto tempo, una persona, un uomo di Arezzo all'interno della società e un uomo della caratura di Massimo Anselmi. Dunque dicevo, tornando al discorso per non divagare del presidente La Cava, si è subito reso simpatico, umano, vicino alla gente. Ricordo ancora l'intervista alla fine della partita di Carrara, che penso che ha commosso chi era l'Arezzo, chi l'ha commosso. È brutto parlare di commuoversi per un evento sportivo, però non mi vergogno che c'è anche quello, ecco qua. Io Stefano ti ringrazio molto, ti faccio l'in bocca al lupo. Grazie per questa tua presidenza, e allora mi raccomando, iscrivetevi se tenete alla Arezzo. Per noi è importantissimo, è importante chiaramente che verranno anche messi, diciamo, verranno presentati i prossimi eventi, i prossimi progetti, che sono molto importanti, e chiaramente cominciamo da questa sottoscrizione, che per noi, ripeto, è importante come tutte le cose che coinvolgono il pubblico e stia vicino a noi tutta la gente. Ecco così. Grazie Stefano, ci vediamo la prossima settimana. Bellissimo, veramente.